Anche se la sceneggiatura che devo fare è bella e mi interessa, glielo dico francamente, perché ora lo so, la faccio solo per i soldi. Ecco perché sono di cattivo umore. Tutti abbiamo un ideale, e il mio è di scrivere per il teatro. Perché non debba riuscire a farlo, non lo so. Il mondo moderno è combinato in maniera tale che uno è sempre costretto ad accettare quello che vogliono gli altri. Perché il denaro deve occupare un posto tanto importante in quello che uno fa e in quello che uno è? Ma che cosa gli è successo? Conta anche nei rapporti con coloro che amiamo. Sarà forse perché l'amore disinteressato è raro e incompreso. Lang ha ragione. Ha cambiato idea. O si fa l'Odissea di Omero o non si fa. Credevo che ormai l'avesse convinto ad accettare il suo punto di vista. Il signor Procos gliel'ha detto, Paolo. Lei è in errore. Lei aspira a un mondo simile a quello di Omero. Lei vorrebbe che esistesse. Ma è morto, non può farlo rivivere. Perché no? Sì. Oh! Lei forse può avere anche ragione. Ma quando si tratta di fare un film, sogni e desideri non bastano.